Grazie Presidente. Solo per comunicare a lei, ovviamente in qualità di Presidenza della Camera, e ai colleghi dell'Aula che oggi insieme a diversi comitati e sindacati siamo andati fuori dal Ministero del Tesoro per avere chiarimenti per quanto riguarda il Fondo Esodati. Lo dico in quest'Aula perché il Fondo Esodati è stato istituito da una norma votata anche da questo ramo del Parlamento. E riteniamo sia inaccettabile che il governo, che l'esecutivo, con un blitz, senza avere nemmeno il coraggio di apportare una modifica legislativa, annulli quel fondo, lasciando nella disperazione decine di migliaia di cittadini di questo paese. Abbiamo chiesto con molta tranquillità, molto senso delle istituzioni, un colloquio col ministro Padoan per avere dei chiarimenti e rassicurazioni. Riteniamo ciò non sia avvenuto e riteniamo oltretutto che questa nostra opera di richiesta non sia solamente a tutela ovviamente del nostro gruppo parlamentare, ma a tutela di tutti i parlamentari di quest'Aula in quanto rappresentata dall'attività legislativa di questo Paese e soprattutto di quelle migliaia di persone di cui parlavo prima. E allora, Presidente, non è accettabile che il Ministro del Tesoro non si degni nemmeno di dare una risposta certa a quanti stanno aspettando e stanno sulla loro pelle, subendo le scelte, e sulle pelle delle loro famiglie, subendo le scelte nefaste di questo governo. Noi non ci stiamo e metteremo in atto tutti gli strumenti pacifici che abbiamo a disposizione per costringere il governo a dare una risposta in tempi brevissimi. Io la ringrazio per la sensibilità di avergli concesso la parola, però penso che questa sia una battaglia di civiltà, una battaglia di giustizia, che dovrebbe coinvolgere tutti i parlamentari di quest'Aula, tutti uniti a protestare per dire che è inaccettabile una politica di questo governo che vuole colpire i più deboli, mentre magari molte volte aiuta gli amici degli amici. Grazie.